Signore e signori, buonasera, 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 anche se fra poco cambia il giorno, siamo ancora a stasera. E come vi avevo promesso, questa è la seconda parte della scandalosa recensione di Dragon's Crown, cioè la corona del dragone. Chi ha visto la prima parte della mia, del mio unboxing senza box, saprà che la fantastica PlayAsia, playasia.com, ha pubblicizzato un box di Dragon's Crown chiamato Famitsu DX Pack che si è rivelato senza pack. Quindi praticamente io ho acquistato questo, come potete vedere questa è una limited. Questa è indubbiamente una limited, ma è priva di box. Consideriamo che con molta probabilità questo è l'ultimo acquisto che io farò da PlayAsia, perché con tutto il dovuto rispetto che io ho per questo sito che conosco da anni e da cui acquisto da anni, se voi pubblicizzate e mettete in pre-order, quindi una cosa che in teoria dovrebbe essere venduta per come è, ma se voi mettete in pre-order una cosa che poi al lancio si rivela non essere ciò che era, io mi sento un po' preso per il culo. E quindi, anziché incappare nuovamente in una fregatura come il Famitsu DX Pack, che nelle immagini di pre-order aveva il box e nella, come potete vedere, nella realtà non ha un cazzo di niente, io non credo proprio che comprerò più da PlayAsia. Ma siccome non voglio rompervi i coglioni, perché tutti quanti abbiamo qualcosa da fare, accingiamoci allo scartamento. Allora, la Famitsu DX Pack contiene tante belle cose come il Dragon's Crown Artworks. Vediamo un po', cerchiamo di aprirlo senza far arrabbiare nessuno. Cerchiamo di aprirlo. Io mi sono appena tagliato le unghie, quindi sarà la cosa più difficile del pianeta. Ce la sto facendo, ragazzi, ce la sto facendo. Oh sì, oh sì. Rachel, non è tanto chi sono, quanto quello che faccio che mi qualifica. Ah, benissimo, ragazzi, questo è... scusate. Questo è il Dragon's Crown Artwork, che al tatto è liscio e leggermente, come si dice, satinato. Ovviamente tutto fottutamente in giapponese, ma io queste cose le adoro, quindi me ne sbatto la... Non ci posso credere, c'è l'artwork del cibo. Ci sono i posti. E ci sono le mignottone. Ma siccome io sono molto geloso delle mie cose, non ve le farò vedere. Comunque questo è l'artworks. Ci sono pure i personaggi secondari, insomma c'è di tutto. Ora procediamo a posarlo senza rovinare nulla. Pom 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 pom. Eh già. Mi sa che posarlo sarà ancora più difficile che uscirlo. No, no, figlio. Ah, ossi. Ora accingiamoci a guardare questo. Cos'è questo? Bacchette giganti? No, questo è un altro poster. Anzi, questa è una cosa che io adoro e che andava molto in voga negli anni 90. Questo è un wall scroll. Oh sì, scusate ragazzi, vi faccio vedere. Questo ve lo devo fare vedere perché essendo un prodotto. Wall scroll della mignottona di turno, sì. Che nel videogioco è semplicemente chiamata Sorceress, quindi letteralmente stregonessa. Quindi il wall scroll della stregonessa. E siamo tutti felici. Richiudiamo qui il treppiede prima che ci casca tutto. Cosa abbiamo qui dentro? Qui dentro ci può essere una bomba atomica oppure la tazza della colazione di Dragon's Crown.
È una tazza molto piccola, se considerate che ho le mani di fata, e ovviamente fare colazione con una tazza di una Limited è un delitto, ma è pur sempre la tazza di Dragon's Crown. E c'è la fatina sul fondo, con scritto Index Corporation 2011. 2011? Ma, chissà. Ovviamente qui abbiamo il giochillo, e poi andiamo a vedere l'ultimo object. L'ultimo oggetto che è chiuso nella stessa insopportabile maniera del artwork. Allora ragazzi, questo coso, che al tatto sembrano le pellicole delle vecchie fotografie, ah, magnifico, praticamente sono due poster di carta lucida, non so come altro definirli. Uno racchiude i nostri amici, gli avventurieri, e l'altro, almeno in apparenza, racchiude i boss. E come potete vedere, andiamo dal più piccolo al più grande. Quello non è un disegno, quello è il boss finale, e il suo nome, cacchiamoci sotto, è Red Dragon. Oh porca troia. Benissimo ragazzi, questo è il mio simpatico unboxing senza box della Famitsu di X-Pac di Dragon's Crown. Ora, al di là del magheggio fantastico che c'è stato da parte di PlayAsia, che ripeto, se tu metti in pre-order una cazzo di immagine e io compro quell'immagine, io pretendo di ricevere esattamente quello che ho comprato, né un oggetto in più né un oggetto in meno. Quindi PlayAsia, mi hai deluso. Una cosa simile, non lo nego, mi successe anche con GameStop, è giusto che voi lo sappiate. Anni fa, all'uscita di Vanquish, un gioco a mio parere spettacolo, non capolavoro, ma spettacolo, GameStop vendeva il gioco con la steelbook annessa e la statuetta di Sam Gideon. Morale della favola, mi arrivò un'edizione senza steelbook, senza statuetta, ma con la copertina tridimensionale, la copertina che se tu la giri vedi il movimento del personaggio. Quando io contattai GameStop, effettivamente si sono scusati e mi hanno persino chiesto se volevo cambiare prodotto. Ma sinceramente io volevo il gioco e ho ottenuto il gioco, quindi non ho fatto, diciamo, nessun tipo di reclamo. Però diciamo ragazzi, rendiamoci conto di una cosa, che tutti prima o poi sbagliano, però sbagliare quando ci sono di mezzo i soldi degli altri non è affatto carino. Da Vespertile è tutto. Se mi girano le palle farò una piccola video recensione di Dragon's Crown adesso. Ci vediamo dopo ragazzi, ciao ciao!